Siamo dati Gesù e Maria. Senza oggi la Chiesa celebra la memoria liturgica di Santa Teresa di Gesù Bambino, che è anche tuttora della Chiesa, una delle pochissime donne ad avere questo altissimo titolo, e abbiamo proclamato la lettura della Messa del Giorno, che per una veramente formidabile coincidenza hanno molto a che fare con la vita di Santa Teresina, anche se apparentemente sembrerebbe che abbiano poco a che fare. Abbiamo sentito la prima lettura, che è l'inizio del libro di Giobbe, che fa anche un pochino sorridere, no? Quindi, delle tutte le disgrazie, non fa tempo a finire uno, arriva l'altro, le pecore, insomma, i cammelli, poi figli, e la reazione di Giobbe, e l'antefatto. Quindi Satana che si presenta dinanzi al Signore, questa non è una favola, e ottiene il permesso di provare Giobbe, perché dice... Hai visto questo? Come mi serve bene? Cioè, te credo, sta pieno di benedizioni, vediamo un pochettino se continua a benedirti anche quando comincia a soffrire un po'. Questo ci fa comprendere il mistero della sofferenza del giusto, perché noi soffriamo perché ce lo vediamo di quello là, oppure perché siamo messi alla prova, perché è facile benedire Dio quando tutto va bene, molto più difficile benedirlo quando le cose vanno storte. In tutto questo Giobbe non peccò, non attribuì un numero di giusti, non disse al Signore, oh, e basta, ma che ho fatto di male per meritarmi questo, oppure i figli, questo voglio uscire dalla bocca di Giobbe. Nudo uscì dal seno di mia madre, nudo vi ritornerò, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Non ha detto a Dio, perché, lo diciamo tutti, perché queste cose? Ecco, che c'entra questo con Santa Teresina? Cosa c'entra? Sapete che Santa Teresina è diventata dottore della Chiesa, questa grande santa francese morta giovanissima, 24 anni, ha percorso un cammino rapidissimo di riflessione, perché lei si è inventata la piccola via. Lei è diventata dottore della Chiesa per la sua dottrina della piccola via per diventare santi. Qual è la piccola via per diventare santi? Una cosa che sembra facilissima. La via dell'infanzia spirituale, il Vangelo di oggi, tra l'altro, no? Gesù prende un bambino nel mezzo e dice chi accoglie questo fanciullo nel mio nome accoglie di me, poiché chi è il più piccolo da tutti voi, questo è grande. La piccola via, cosa che significa? Io divento un bambino e mi metto come un bambino nelle mani di Gesù. Questa è la via. Anzi, diceva una volta, come un giocattolo nelle mani di Gesù bambino. Lei dice, sono bambino, io sono il tuo giocattolo. Dice, che ci fanno i bambini con i giocattoli? I bambini con i giocattoli ci giocano un po', ma quando sono stufi lo buttano via. Per questo è diventato dottore della Chiesa, per questo capite che significa dottore della Chiesa, come Sant'Agostino, San Gregorio Magno, Sant'Ambrogio, con questa super teologia, perché in queste cose c'è tutto. Perché qual è la quintessenza della santità? La quintessenza della santità è abbandonarsi completamente nelle mani di Dio, è lasciare a Dio la possibilità di scrivere nella nostra vita quello che vuole scrivere Lui, senza che noi ci mettiamo nessuno strafalcione di nostro. Le vite degli uomini ordinariamente sono collezione di strafalcioni, perché noi non facciamo scrivere la nostra vita al Padre Eterno, dobbiamo scriverla noi, e il Padre Eterno deve sottoscrivere quello che dico io. Questo è il nostro modo di vivere, non ha nessuna libertà di scrittura, sono io che scrivo, e guai a lui se non sottoscrive quello che ho scritto io. Questo è il nostro modo di comportarsi, ma questo è proprio, come dire, è l'opposto della santità, perché la santità vuol dire fondamentalmente unirsi a Dio e alla sua volontà fino al punto di diventare come era la Madonna. Oggi comincia il mese del Rosario, mi raccomando, quello che ho detto durante l'omelia di ieri, la Madonna chi è? È colei che Dio gli ha fatto fare tutto quello che vuole, senza mai dire non solo no, ma senza mai dire in tutto e per tutto. Quindi questo è proprio il segreto di una santità, di una grande santità. Quindi mettersi completamente nelle mani di Dio, cioè proviamoci, ti arriva, torni a casa e dici, è morto tuo figlio, come reagisci? Cose molto molto, cioè le brutte notizie che ci arrivano, come reagiamo? Cioè questi grandi esempi, e non possiamo dire, ma tanto io non ci arriverò mai,
Se hai detto che ci viene mai, ha già buttato la spugna prima ancora di scendere sul ring. Perché se c'è qualcuno che ci è arrivato, ci possono arrivare tutti quanti, capite? Ma questi grandi santi, l'eroe Giobbe, la sua pazienza, Santa Teresina, la sua santità, ci fanno veramente comprendere che un conto è vivere davvero la fede ed essere davvero cristiani, perché poi in fondo questi sono cristiani, sono seguaci seri di Gesù Cristo. Un conto è avere, come purtroppo spesso ci capita a tutti, una fede così, un po' all'acqua di rose, un po' poco coscientizzata, un po' approfondita, un po' vissuta, che chiaramente non ha nessun potere, come dire, di incidere sulla nostra esistenza e di farci fare i salti di qualità, oppure di far dire ma buono, questo è un credente, la tua vita è diversa da quella degli altri, campa diversamente, e campa diversamente semplicemente perché si vede, quindi dal modo di essere, dal modo di agire, dal modo di comportarsi, dalla faccia che c'ha anche, no? Che faccia ci abbiamo, insomma, no? Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti, ecco, a vivere questa piccola via che è un amore incondizionato, totale a Gesù, nell'accoglienza e nella coscienza che diciamo infinitamente che nulla può disporre di male per la nostra esistenza. Sapete che il libro di Giobbe, noi dobbiamo imparare a leggerlo alla fine, perché sapete, adesso non so a che punto arriveremo, non credo che la liturgia ce lo faccia leggere tutto, ma voi sapete come va a finire la storia di Giobbe, no? Non basta, domani vedremo, gli viene tolto tutto e diventa una piaga dalla testa ai piedi, dopodiché vengono tutti quanti gli amici suoi a dirgli ah, vedi che Dio ti ha punito, guarda che, e Giobbe dice a me non mi sembra aver fatto niente di male, no, che cosa hai fatto, sicuro? E alla fine tutta la storia Dio scende in campo e dice beh, voi avete tutti quanti sbagliato, questo non ha fatto niente di male, e gli restituisce a Giobbe 10 volte tanto quello che c'aveva in questa vita, capite? E anche quando Dio non lo fa in questa vita, ce lo dà un altro, capite? Perché non è una... Quindi quando ci capita una cosa brutta, aspetta, tu non vedi quello che succede dopo. Se Dio quella cosa l'ha permessa, sta tranquillo, è quella cosa che serve per bene tuo, anche se tu non lo vedi. Questa è la grandezza, capite? Che a noi ci manca. Noi non vediamo dopo, ma Dio ce lo nasconde, perché se lo vedessimo già, che merito ci avremmo di dire... Va bene, signore, va bene lo stesso, non capisco niente, questa è una cosa brutta, ma se tu l'hai permessa va bene lo stesso. Dire questo vuol dire avere la certezza che Dio è buono e mi vuole bene, capite? E questo è un grande merito, e Dio questo lo vuole da noi, e vuole che lo ricambiamo con altrettanto amore. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti a fare nostra la piccola via di Santa Teresina, che è stata anche la sua piccola grande via. Amore incondizionato a Gesù e abbandono totale e incondizionato nelle sue mani. Siamo dati Gesù e Maria. Sì.